Ciao a tutti e buongiorno. Di cose sulla nostra squadra ce ne siamo dette tante nella giornata di ieri e nel post partita di Lecce Milan. Adesso abbiamo il dovere di guardare avanti, tenendo conto del fatto che la nostra è una squadra che a volte incappa in questi momenti. Io ricordo proprio 2-2 consecutivi nel dicembre del 2020, quando a volte è utile ricordarsene le cose perché così si fa mente locale e ci si ricorda come si è reagito. Nel dicembre 2020 pareggiamo in casa 2-2 col Verona, dopo aver sbagliato un rigore, quindi con tante recriminazioni, e poi andammo a pareggiare 2-2 a Genova col Genoa, che era ultimo in classifica, era ancora il Genoa di Maran, e rischiammo la sconfitta. Dopo quella partita il Milan sembrava ormai, come ci dicono adesso, il Milan non c'è più, il Milan alla deriva, il Milan finito, eccetera, eccetera, eccetera. Infortuni. E invece andammo a vincere a Sassuolo 2-1, la partita del gol dopo pochi secondi di Leao. Quindi sono situazioni che conosciamo, ma anche nello scorso campionato sembrava ormai finito nelle secche il Milan, anche lì Milan finito, Milan in crisi, Milan dove sei, Milan impaurito, Milan frastornato, quando pareggiamo in casa 1-1 giocando male con l'Udinese e finendo 2-2 a Salerno con la Salernitana, anche lì rischiando di perdere come è accaduto a Lecce. Eppure la partita successiva, anzi, prima con la Salernitana, poi con l'Udinese. La partita successiva andammo a vincere a Napoli 1-0. Quindi è tutto aperto per le due tremende partite che ci aspettano. Inter Milan, anzi Milan Inter in Supercoppa, sarà Inter Milan in campionato e poi Lazio Milan. Lasciatemi ricordare OneFootball. OneFootball vi aspetta, OneFootball è la grande app degli sportivi italiani, in 3 milioni l'hanno scaricata, scaricala anche tu. L'app di OneFootball vi aspetta, l'app di OneFootball è nella descrizione di questo video, c'è il link, scaricate l'app, l'app di OneFootball è totalmente gratuita, l'app di OneFootball vi aspetta. Non c'è solo il precedente dei due pareggi, ho evitato di citare Milan-Bologna 0-0 e Torino-Milan 0-0 perché non erano pareggi invernali, erano pareggi primaverili, di altro tenore, di altro tepore e quindi in altri periodi del campionato, mi riferisco a periodi invece più freddi e più avvitati del campionato, per questo che ho citato Verona-Genoa nel 20 e Salernitana-Udinese nel 22. Poi lo sento in giro, lo percepisco in giro che siamo sfavoriti anche per la Supercoppa. Tutti dicono, anche Arrigo Sacchi dice, l'Inter ha più qualità tecnica. Non lo so, poi un giorno mi spiegheranno, però va bene, insomma, si è abituati a dire così e va bene, consideriamola, diciamo, consideriamolo un annesso cutaneo delle sfide fra Milan e Inter di questi anni, va bene, non stiamo a discutere, non stiamo a entrare nel merito, va bene. Però, quindi, visto che siamo sfavoriti, teniamocelo ruolo, siamo inferiori, siamo sfavoriti. Teniamoci questo ruolo. Io ho ricordato quello che era successo nel dicembre del 2017. Nel dicembre del 2017 avevamo perso in casa, prima di Natale, 2-0 con l'Atalanta, l'Atalanta di Caldara, che ci diede una lezione di calcio a San Siro. E attenzione all'Atalanta che sta tornando. Pochi giorni dopo c'era il Natale e subito dopo il Natale ci sarebbe stato il derby di Coppa Italia, quarti di finale. Gara secca, Milan di Gattuso contro Inter di Spalletti. Fabio Caressa, con una gag televisiva diventata famosa, disse: è più facile che un meteorite colpisca la Terra piuttosto che il Milan vinca il derby. E il Milan vinse il derby 1-0, gol di Cutrone, con la squadra che si compattò. Era una squadra dentro un percorso e un ciclo diverso da questa. Quindi era una squadra da cui magari ti aspettavi di meno certe situazioni, invece quel Milan vinse 1-0, giocando bene, meritando. Anzi, chiedo scusa, era sì, era il dicembre 2017, non il dicembre 2018, dicembre 2017. E vincemmo. Ma anche l'ultima Supercoppa che abbiamo vinto, non so quanti di voi se lo ricordano, ma l'ultima Supercoppa che abbiamo vinto a Doha il 23 dicembre 2016 contro la Juventus era nata sotto auspici simili a questo. Simile a questo io mi riferisco sempre al primo tempo di Lecce, perché il primo tempo di Lecce è uno sprofondo tecnico e psicologico per noi, quindi è a quello che faccio riferimento.
Prima di andare a Doha contro la Juventus, campione d'Italia in carica, la Juventus pienamente dentro il suo ciclo di vittorie, avevamo pareggiato in casa 0-0 con l'Atalanta. Uno 0-0 deludente, avevamo creato delle occasioni, se non sbaglio Luca Antonelli prese un palo, però era pur sempre 0-0 con l'Atalanta. Poi la Juventus arrivò prima a Doha, noi arrivammo dopo. Questa volta siamo arrivati prima dell'Inter, però lì la notizia era il ritardo, l'aereo che non funzionava, il rischio rinvio Supercoppa. Sembravamo, insomma, ecco, ammessi per grazia ricevuta quella finale di Supercoppa. Un po' come da qualche parte si tende a dire oggi, anche se devo dire che vengono messe in evidenza a livello mediatico, sui giornali, anche le situazioni dell'Inter, che in questo momento è una squadra forte, ma non ingiocabile, insomma, una squadra che ha battuto 1-0 il Verone, lo ha fatto con cinismo e cattiveria, che sono le caratteristiche che, ad esempio, sono mancate a noi nel finale con la Roma, nel finale col Torino e nel primo tempo di Lecce. Eppure a Doha vincemmo giocando bene, ragazzi. Io ricordo che la Juventus sembrava dominare in vantaggio, abbiamo reagito pareggiando come un'avventura. Poi nel secondo tempo regolamentare, ricordo che l'abbiamo fatto tutto all'attacco. Poi ci fu un episodio con Higuaín che tirò una palla su un braccio di un nostro difensore alla fine dei tempi regolamentari, la Juve chiese il rigore, non venne dato, si andò poi ai supplementari, i rigori, vincemmo con quella parata lunare di Donnarumma su Dybala, un rigore calciato benissimo da Dybala e la parata aliena di Donnarumma. Quindi, nonostante il primo tempo di Lecce, si può, con l'occhio giusto e con lo spirito giusto. Poi è chiaro, partita, avversario, episodi, situazioni, poi si vede sul campo. Avete visto la Roma? La Roma ha giocato contro di noi per 87 minuti, non ha giocato. Non vi dico che abbia fatto da sparring, ma quasi, non ha inciso, non ha fatto paura. Eppure, svolta mentale e psicologica, la Roma ciuffa su due palle alte. Che non sono legate al gioco, ma sono legate alle caratteristiche fisiche dei propri giocatori. Due palle alte, acciuffa il pareggio, la Roma si rilancia, il Milan si infossa. Che la Roma ieri ha vinto con la Fiorentina, in 11 contro 11 mi sembrava partita equilibrata, ma insomma ci sono partite che cambiano all'improvviso. E quindi la Roma ha vinto la sua partita, mentre noi abbiamo avuto un avversario forte in Coppa Italia, poi parleremo del Torino nel video successivo, e comunque forte, e poi abbiamo pareggiato a Lecce 2-2. Quindi vedete come a volte ci sono delle svolte rispetto alle quali bisogna fare la controsvolta. Ecco, è quello che ci aspettiamo da Riyadh, speriamo bene, più tardi.